ragazzi anche, c'è una formula per questo Catania che è alla quarta vittoria consecutiva in rimonta con lo stesso risultato 3-1 tra campionato e coppa ovviamente. È una casualità molto strana, comunque molto, molto rara, ben venga, perché poi se alla fine ci vede gioire noi, ben venga, venga una soluzione di questo genere. Ovviamente cerchiamo di rischiare meno e magari di andare in vantaggio subito, però la cosa importante è che questi risultati li abbiamo portati a casa e sono risultati importanti. Con questi risultati questo Catania può guardare con serenità certamente alla fine del girone di andata, ma in proiezione futura, in proiezione che conclusione della stagione a risultati più importanti, a traguardi più importanti. Ma a noi piacerebbe fare questi discorsi, però noi sappiamo che il nostro obiettivo deve rimanere quello, senza, per il momento, senza andare oltre, perché questo ci farà sì che si resti sul pezzo. Dobbiamo essere bravi a non mollare la presa, cosa fondamentale per questa squadra per fare bene. E adesso c'è un'altra partita che sulla carta sembra semplice, ma probabilmente tra le più complicate, andare a Pescara, una squadra che ha necessità assoluta di punti. E sono le partite quelle che nascondono più insidie di tutte, perché incontriamo una squadra appunto come affamata di punti, che aspetta il Catania per migliorare la propria classifica. Noi di tutto questo siamo consapevoli, dobbiamo solo cercare di essere i soliti, quelli che vendono cara la pelle, quelli che mettono in campo grande attaccamento a questa maglia, grande voglia di risultato, e questo è l'aspetto principale. Chiudiamo con gli auguri, ormai siamo veramente all'epilogo di questo 2012. E siamo vicini a far passare un buon Natale ai nostri tifosi, per cui di magari iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, per cui cercheremo anche venerdì prossimo di migliorare questo Natale sportivo a tutti quanti, però il buon Natale va a tutti quanti, i nostri tifosi che sono molto vicini, sono molto calorosi con noi, ci aiutano molto, per cui un buon Natale e un felice anno nuovo. Praticamente alla festa di fine anno, è una gran festa, possiamo dirlo, per il Catania. Penso che qualsiasi tifoso e anche noi speravamo di trascorrere questo Natale così importante come lo stiamo passando ora, però c'è ancora un'altra partita da affrontare e penso che la partita più importante di quest'anno è quella di venerdì sera. Sicuramente ora festeggiamo anche con i ragazzi del settore cinese, perché è bello stare tutti insieme, però sicuramente da domani si pensa a portare a casa 3 punti che per noi sono molto importanti. C'è una formula, c'è un'alchimia in questo Catania che negli ultimi 15 giorni ha praticamente vinto 4 partite di seguito, rimontando e fingendo sempre per 3-1. Un buon segno, se andiamo venerdì sotto e poi finisce 3-1 ci metterei la firma, però non sempre così va tutte le partite. L'importante è che questa squadra non molli mai, come ha sempre fatto, anche quando è stata sconfitta, sarà sempre bene in campo, ha dato sempre tutto e i risultati ora si iniziano a vedere, perché a parte essere una grande squadra siamo veramente un gruppo unito. Faccio una domanda riguardo allo spogliatoio, ma voi ne parlate di una possibile qualificazione in Europa League tra di voi? Ma noi guardiamo partita dopo partita, per ora ci concentriamo su Pescara, poi ci sono le feste, però dopo bisogna pensare soprattutto a una partita importante con il Torino e la Coppa Italia, in cui teniamo tantissimo andare avanti, perché è un obiettivo molto importante, che con 2 partite ti puoi trovare anche in Europa tramite la Coppa. Parlavi delle feste, allora quale migliore occasione per fare un augurio di Buon Natale e di un 2013 sereno ai tifosi rossoazzurri da Corner? Ma auguro a tutti i tifosi del Catania e dei spettatori di Corner un buon Natale, un felice anno nuovo e un buon 2013 che porta tantissime soddisfazioni sia alla squadra del Catania, alla città del Catania, perché se lo merita. C'è un desiderio che Lodi vorrebbe si realizzasse nel prossimo anno? No, e quando ve lo dico? Io non ve lo dirò mai, scaramantico come sono, quando si realizzerà sarò io a chiamarvi per farmi intervistare, lo dirò molto volentieri, perciò saluto a tutti, i telespettatori, a tutti. Direttore, siamo alla conclusione dei festeggiamenti, o quasi, ci ritroviamo dopo qualche giorno ad un'altra cena, però una cena questa con quella che è la vostra famiglia, tutta la vostra famiglia. Il Natale notoriamente è un momento che si passa con i propri cari, con le persone a cui si vuole bene, con le persone con le quali si condividono tante cose, lavoro, affetti, stima reciproca. E allora quest'anno per la prima volta abbiamo voluto organizzare un Natale tutti assieme, dalle squadre più piccole e quindi dagli esordienti
ai giovanissimi, gli allievi, le tantissime persone che lavorano dietro le quinte, senza la luce dei riflettori o gli scatti dei flash. E allora nei confronti di queste persone io credo che fosse giusto e doveroso vivere la cena del Natale assieme. Poi per farla riuscire meglio, per far sì che potesse essere a tutti gli effetti una giornata di festa, i nostri ragazzi ci hanno regalato una vittoria straordinaria in rimonta per 3-1 ieri, e quindi è doppiamente Natale per noi tutti, ma credo soprattutto per i ragazzini più piccoli, che hanno modo per la prima volta di vivere accanto ai loro idoli, ai loro campioni. Direttore, a proposito della vittoria di ieri, è una vittoria che potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque per la stagione del Catania, che chissà, magari potrebbe puntare a qualcosa di diverso dalla salvezza. Noi siamo arrivati qui con le armi dell'umiltà, della modestia, dell'orgoglio, dello spirito di sacrificio, del sudore, e queste devono essere le nostre fedeli compagne di viaggio in quello che rimane da qui al termine del campionato. E quindi noi abbiamo in mente un traguardo in modo preciso, lo vogliamo con tutto noi stessi, ed è il traguardo della salvezza e della permanenza nel campionato di Serie A. Quando avremo raggiunto quell'obiettivo dal punto di vista matematico, della certezza di far parte ancora dell'elite del calcio italiano, state tranquilli e sicuri che non ci tireremo indietro per qualunque altro traguardo, ma per il momento il nostro primario e fondamentale obiettivo è quello della salvezza. Mancano una quindicina di giorni alla riapertura delle liste di trasferimento, e innegabile che i tifosi si chiedano e ci chiedano se il Catania farà qualche operazione in entrata, in uscita, se ci sono obiettivi che state inseguendo. Buon Natale a voi, a tutti i tifosi rossoazzurri, a quanti come voi lavorano all'interno delle varie emittenti, del mondo dell'informazione, e quindi questo è il momento per scambiarci gli auguri di Natale. Poi al calciomercato ci penseremo, se ci fosse la motivazione e il contenuto, a partire dal 3 gennaio 2013. Un pensiero ad Angelo Micale, a Patanè, a Alessandro Vegliesini che sono in studio. Bene, quando io 8 mesi fa sono arrivato a Catania, così come era successo in precedenza nelle altre piazze dove ho lavorato, ho chiesto solo un rispetto e una lealtà nei confronti del mio lavoro, come io la do nei confronti del lavoro degli altri. E io indistintamente a Catania ho avuto modo di apprezzare questo rapporto, e quindi ringrazio voi tutti, come li ho definiti l'altra volta i due angeli che lavorano in trasmissione. Un saluto e una stretta di mano che vale per quella promessa di stima, di rapporto corretto, di lealtà e di rispetto che ci eravamo scambiati 8 mesi fa. Grazie a tutti.